Sempre che parti. Che parti. Allora. Ok, metto il cronometro a 15 minuti. Va bene, no, insomma, cerco di stare nei 15 minuti perché questa è una presentazione che non porta dati o esperienze strutturate, però porta, insomma, un piccolo resoconto di un'idea che ci è venuta lo scorso anno e che abbiamo provato a realizzare e proveremo in seguito a darle gambe, e cioè quella della creazione di un network italiano dei progetti LIFE che si sono occupati in questi anni e che si occupano soprattutto in questo momento di specie aliene invasive. Ora, questa è la copertina di un report che è facilmente rintracciabile in rete, molto interessante, non aggiornatissimo, che racconta un po' la storia dei progetti LIFE sulle specie aliene in Europa. È una storia ormai pluriventennale, dal quale emerge almeno due elementi interessanti. Oltre 250-260 progetti LIFE che in qualche modo si interessano di specie aliene. Questo è un dato fino al 2013, adesso probabilmente siamo almeno a 300 progetti, e la cosa più interessante, oltre un terzo sono progetti realizzati in Italia e in Spagna. Noi siamo con la Spagna di gran lunga i paesi che hanno attinto a queste risorse europee per fare progetti che riguardano le specie aliene. Considerate che dal 96 ad oggi, ovviamente il dato non è aggiornato con quelli di quest'anno, però si parla di circa 50, se non ricordo male, 46 progetti finanziati all'Italia per l'intervento sulle specie aliene, di cui negli ultimi 10 anni oltre 20 progetti per un budget complessivo di 60 milioni di euro, di cui la metà, oltre la metà, cofinanziati dall'Europa. Questo dato di 60 milioni di euro, lo vedremo meglio, è un dato non del tutto preciso, perché somma i budget totali dei progetti che hanno al loro interno anche alcune azioni che non riguardano direttamente le specie aliene, ma riguardano per esempio il ripristino ambientale o specie o habitat non necessariamente alieni. Allora, l'idea che abbiamo avuto è quella di provare a mettere a sistema questo bagaglio di esperienze, un po' anche assumendo su di noi un senso di responsabilità, dicendo: l'Europa ci ha dato tanto, proviamo a restituire un pezzettino, visto che siamo con la Spagna quelli che abbiamo usufruito di più di questo strumento. E quindi l'idea è quella di mettersi insieme per provare a facilitare l'implementazione di alcuni capisaldi dello strumento LIFE, come la replicazione, la replicabilità delle pratiche, o il networking, che è un elemento sempre più importante all'interno dei progetti, migliorare la circolazione delle informazioni, delle esperienze e soprattutto delle soluzioni, e in qualche modo ottimizzare anche l'utilizzo delle risorse mettendo a sistema i successi e gli insuccessi, no? Questa era un po' l'idea, e quindi abbiamo deciso di creare questo coordinamento che fin dall'inizio è stato coordinato da ISPI. Quali sono stati i primi passi che ha fatto questo coordinamento, che si è prefissato di fare questo coordinamento? Innanzitutto quello di mettere a fuoco i dati che esistono sui progetti LIFE all'interno della banca dati europea, estrarre tutti i dati che riguardano i progetti LIFE italiani sulle specie aliene e fare piccole statistiche quantitative per capire un po' meglio l'entità e la tipologia del fenomeno. E questo è una cosa che abbiamo già fatto, l'abbiamo fatto in preparazione dell'incontro che c'è stato di tutti i progetti LIFE europei sulle specie aliene a Milano nello scorso dicembre. Ovviamente la nostra idea, il nostro obiettivo è quello di allargare il network il più possibile. Per il momento, vedete, sono questi qua sotto i progetti LIFE che hanno fino ad oggi partecipato al coordinamento, e comunque il punto di caduta sono le amministrazioni, sia le amministrazioni locali, italiane, le regioni, lo stesso governo, ma anche pensare ad un respiro più europeo. In questo caso abbiamo individuato le ASME, il gruppo delle ASME e della DG Environment, che avremmo incontrato a questo meeting che vi dicevo di
dicembre a Milano, al quale abbiamo presentato, quindi anche questo è un obiettivo piccolo, obiettivo raggiunto, abbiamo presentato la nostra idea di networking e abbiamo fatto alcune proposte che poi vi farò vedere. Vi dicevo che abbiamo fatto questa analisi e questi sono i risultati di questa prima analisi che ci ripromettiamo di fare in maggiore dettaglio quando il network sarà un pochino più aperto e completo e potremo anche entrare magari nel dettaglio delle singole voci e togliere quelle, diciamo, per esempio quegli aspetti economici che non sono strettamente legati alle specialine. Allora, complessivamente tra il 96 e il 2016, 44 progetti live, vedete con una sequenza inarrestabile, è un tema che costantemente è andato avanti, questa è la distribuzione per anni, cioè percentuale di progetti live sul totale dei progetti live finanziati in Italia, stiamo parlando di una media che sta tra il 5 e il 7%, cioè circa tra il 5 e il 7% dei progetti live finanziati all'Italia riguardano le specie aliene invasive, con una certa costanza direi negli ultimi, almeno negli ultimi 10 anni. Questo è il budget totale. Allora, complessivamente progetti parziali, la somma dei budget dei progetti che sono almeno parzialmente incentrati sulle specie aliene invasive è quasi 100 milioni di euro, sono 92 milioni di euro attualizzati, di cui interamente dedicati alle specie aliene invasive sono 12 milioni di euro, no? Complessivamente il 14%. Questi sono i taxa e gli habitat su cui si sono concentrati, 41% piante, 36% animali, 23% progetti misti, mentre per quanto riguarda gli habitat, in senso non in habitat, senso Natura 2000, ma contesti ambientali, come vedete, quello sicuramente, diciamo, quelli più interessati sono i sistemi di acque interne e i sistemi di, qui c'è scappato qualche cosa, i sistemi misti. Le isole sempre più sono negli anni diventate importanti, considerate che le isole stiamo parlando spesso di piccole isole, hanno uno sviluppo superficiale molto limitato e quindi una percentuale del 14% è molto significativa, soprattutto se comparata in termini relativi. Queste sono le top animal species e top plant species su cui sono concentrati i progetti che riguardavano appunto specie e habitat. Vi faccio, no, sono tutti, diciamo, specie note. Vi faccio notare che per quanto riguarda gli animali, ad eccezione del ratto, ad eccezione sì, del ratto e anche del siluro, tre specie su cinque sono specie di regolamento, sono specie di interesse unionale, mentre per quanto riguarda le piante, nessuna è listata attualmente nell'elenco di interesse unionale. Queste sono le attività su cui si sono concentrati i progetti. Vedete, tre quarti hanno riguardato progetti di eradicazione e contenimento, con particolare riferimento, lo ribadisco, agli interventi di contrasto delle specie aliene, sia animali che vegetali, in ecosistemi insulari o anche in ecosistemi costieri. Solamente il 2% ha lavorato sulla prevenzione e il controllo. Ecco, questo è anche ripensando ai principi ispiratori del regolamento, tutte le cose che abbiamo detto anche stamattina, direi che è un ambito su cui ci sono margini di incremento, insomma, in prospettiva, anche perché, insomma, si tratta di un contesto dinamico. I soggetti che hanno partecipato a questi live sono molteplici, vedete c'è veramente di tutto, università, autorità locali, aree protette, NGO, c'è un po' di tutto. Questo a testimonianza che spesso i progetti live sono state anche delle palestre di lavoro insieme, di complessità, di networking, di
anche di messa a sistema di competenze e approcci diversi. Quindi credo che in paesi come l'Italia e la Spagna, che hanno utilizzato molto questi strumenti nel contrasto delle specie aliene, siano serviti anche come vera e propria palestra per far crescere diciamo, un mondo tecnico-scientifico che ha lavorato in questo ambito. E con anche poi effetti sulle norme. Provate, faccio solo un esempio proprio molto, molto breve, pensate che quell'aspetto che è stato trattato stamattina del decreto che riguarda la possibilità per i sindaci di diciamo, fare degli atti che permettano l'accesso nelle proprietà private anche in assenza dell'accordo dei proprietari, è un po' un frutto di questi anni di sperimentazione dei LIFE, che spesso si sono incagliati proprio in questa mancanza di disponibilità da parte dei proprietari. Vado a chiudere. Qual è l'idea del network? Già ve l'avevo un po' detta. L'idea è quella di colmare anche dei gap conoscitivi. Per esempio, noi dobbiamo capire meglio, è una cosa molto pratica, anche qualcuno ha detto da praticoni, però dobbiamo capire meglio quali sono i bilanci costi-benefici delle azioni che facciamo, anche per investire in futuro e disegnare in futuro dei progetti che siano anche economicamente, oltre che socialmente, sempre più sostenibili sul territorio, in un contesto nazionale e non solo. Abbiamo necessità di condividere le esperienze e quando dico le esperienze, le tecniche, sto parlando non solo di condividere lo strumento, la tecnica di cattura o la tecnica di censimento. Sto parlando anche di condividere le esperienze sociali, gli strumenti di comunicazione, perché poi abbiamo visto che in molti casi anche progetti più pratici si sono dovuti spesso confrontare con problematiche di dimensione umana, che spesso sono risultati gli aspetti più complessi con cui interagire. L'idea nostra è quella anche di provare a contribuire attraverso una produzione tecnica, tecnico-scientifica, al contesto gestionale, non solo italiano. Abbiamo fatto delle proposte a Milano, le voglio ribadire in parte qui, abbiamo dato la nostra disponibilità al governo, insomma, per mettere a disposizione quello che abbiamo imparato a fare in questi anni, in questi 20 anni di esperienza, quindi condividere la nostra esperienza per delineare magari nuovi strumenti normativi o chiarimenti normativi, vi citavo proprio prima il caso dell'accesso ai terreni privati. Abbiamo fatto anche delle risposte, delle proposte a livello europeo, credo anche apprezzate in occasione del meeting che c'è stato, per esempio quello di creare un network europeo, perché allora sì che ci sarebbe veramente da insomma, mettere veramente a sistema, non solo a livello con una visione di carattere nazionale, le esperienze accumulate. E poi abbiamo chiesto, adesso ho invertito la sequenza di ingresso, abbiamo chiesto all'Europa, e con questo chiudo, di pensare a uno strumento finanziario, magari non così forte da un punto di vista, diciamo del capitolo di bilancio come quello dei progetti LIFE, però per garantire una maggiore sostenibilità economica alla fase post-LIFE, perché la fase post-LIFE spesso si è rivelata essere un vulnus, perché per quanto tu come diciamo, soggetto che dovresti garantire una fase post-life, spesso ci sono amministrazioni pubbliche che si mettono a disposizione per quello, per fare ciò. Questo non sempre è fatto con strumenti adeguati, con risorse adeguate, quindi finiamo per non vedere mai, da una parte, per non vedere mai magari gli effetti che si manifestano dopo delle nostre azioni e in tanti casi finiamo per non completare le ultime cose o curare quella fase di mantenimento che poi è successiva al completamento formale dei progetti LIFE. Grazie per la vostra attenzione.